non ci riconosciamo nella decisione presa definitivamente il 16 luglio scorso dal Parlamento italiano di finanziare per la quarta volta la missione italiana in Libia. E con ciò il finanziamento della cosiddetta Guardia Costiera Libica, per la quale l'Italia provvede anche all'addestramento e alla formazione. Questa Guardia Costiera non è un corpo ufficiale, è una struttura paramilitare e paracriminale che fa parte dell'organizzazione complessiva dei trafficanti di esseri umani e provvede al lavoro più sporco, diciamo così, lascia morire i mari naufraghi senza soccorrerli e li riporta i sopravvissuti nei centri di detenzione libica, dove avviene quotidianamente la violazione dei diritti umani fondamentali. Contro tutto questo è bene che i cittadini che non si riconoscono in quella decisione del Parlamento dicano ciò che pensano. Noi siamo qui per dire questo. E quindi leggo un articolo scritto da un avvocato, Alessandra Ballerini. Vi piace il mare? Provate di notte a distinguerlo dal nero del cielo. Provate a sopportarne il rumore dopo 36 ore di traversata, incastrati tra decine di altri corpi, con il gasolio che ustiona la pelle, da bere solo acqua salata. E magari non sai neanche nuotare, e urli, preghi, ma il mare grida più forte, così forte che anche sulla terraferma continuerai a sentirlo, pure se ti tappi le orecchie e ti batti le mani sulle tempie, non uscirà più dalla tua testa il mare. Prova a sbarcare, trascinato da divise in guanti di lattice e mascherine sulla bocca. E poi di nuovo rinchiuso, ordini urlati, moduli da firmare, paura, disagio, rassegnazione, fino a qualcosa che assomigli finalmente alla libertà, se non alla vita. Prova a essere messo in fila, un numero sul polso, contato, spostato, ispezionato, come fossi una cosa, un fastidio. Prova le code nel campo di accoglienza e in questura. Prova a dover mostrare ogni volta a sconosciuti, ogni volta diversi, le tue ferite. Prova a raccontare l'indicibile. Prova a rispondere sempre alle stesse domande senza che mai nessuno degli interlocutori importi nulla di te. Provate a sentire su di voi sempre il sospetto e talvolta, se avete migliore fortuna, la pena. Mai il rispetto. Prova alla fine a sentirti dire che non sei credibile, che la tua storia è inverosimile, romanzata, che non sei stato abbastanza preciso con le date o i nomi di strade, fiumi, persi per sempre nella tua memoria. Prova a sentirti dire che tutto il tuo dolore non è convincente. Prova a sentirti dare del bugiardo, del profittatore. Prova a doverti vergognare della tua sopravvivenza. Prova a ricevere il rifiuto di qualsiasi forma di protezione. Prova a essere un rifiuto, scartato, schifato, scacciato, sconfitto. Prova di nuovo ad avere paura, fame, freddo, angoscia. Prova a doverti ancora nascondere, a dover scappare dalla polizia e dall'odio, senza trovare rifugio né pace. Prova a non farcela più, a pregare solo di morire e tentare invece ancora di vivere. Provaci tu e poi dimmi se la chiameresti pacchia.